Gli asili nido a Taranto rappresentano una priorità assoluta. E allora, avendo appreso che l'assessore alla cultura e pubblica istruzione, l'avvocato Gina Lupo, ha dato vita, appunto, ha realizzato un report, vogliamo saperne di più dalla diretta interessata, anche perché, ripeto, la questione degli asili, oltre ovviamente ad un interesse che ricopre presso la popolazione, presso la comunità ionica, ma riguarda soprattutto tante mamme e tanti piccoli che ovviamente anelano a un servizio sempre migliore. Avvocato Lupo, parliamo di questo report che lei ha presentato, sta presentando al sindaco Stefano. Sì, io mi sono subito approcciata il giorno dopo il mio incarico, già il 17 agosto ero sul tema che riguardava gli asili nido, anche perché avevo seguito da consigliere comunale le vicende, le polemiche circa la chiusura sì, chiusura no di alcuni asili, quindi conoscevo da consigliere comunale la problematica. Una volta nominata assessore della pubblica istruzione, ovviamente da persona dirigente, ho dato subito priorità a questo tema. Cosa ho fatto, Luigi? Beh, ho cominciato a girare tutti gli asili comunali, mi sono presentata da sola in orari diversi come assessore, devo dire che sono sempre stata accolta in modo positivo dal personale, che mi diceva che da anni non ricevevano la visita di un assessore comunale. Ho guardato gli asili. Cosa posso dirti? Posso dire che tutti i nostri asili sono a norma, sono tutti sul piano terra, come richiedono le norme, hanno grandi spazi, strutturalmente hanno delle piccole criticità che possono essere comunque superate. Quello che mi ha colpito è che ci sono degli asili comunali che viaggiano, come ti devo dire, viaggiano tipo ape, e altri che viaggiano come Ferrari, no? Hanno diverse velocità, c'è l'asilo che ha già i giocattoli magari più moderni perché i genitori sono generosi, c'è l'asilo che fa capo ad un quartiere un pochino più povero, magari ha giocattoli datati. Ho subito fatto un report al sindaco di quello che avevo visto, ho segnalato tutte le criticità. Che cosa, come stiamo intervenendo? In un primo luogo abbiamo trovato un fondo da poter spendere fino a dicembre e quindi abbiamo già attivato una serie di attività atte. Numero uno, cioè mettere a controllare tutti gli elettrodomestici che sono negli asili comunali. Io voglio sapere se sono funzionanti, se sono a norma, quelli che non funzionano devono essere riparati o attaccati in alcuni casi. Acquistare dei giocattoli, soprattutto per quegli asili nido che hanno una dotazione di giocattoli sinceramente, Luigi, molto datata, prevedere dei camici anche nuovi per le educatrici. Qui mi farei aprire, insomma, una parentesi che è dovuta al mio essere donna, cioè vedere le educatrici con dei camici bianchi, così come il personale che lavora, mi è un po' dispiaciuto. L'asilo deve essere un luogo colorato, deve essere un luogo accogliente per un bimbo così piccolo, quindi questo passa anche, no, dall'abito che le educatrici possano indossare. Al di là di questi immediati interventi, quindi acquisto di stoviglie, manutenzione sugli elettrodomestici, messa in regola di alcuni apparecchi che non funzionano bene, acquisto di camici, stoviglie, giocattoli, materiali di consumo, ho indicato al sindaco anche la necessità di procedere a delle assunzioni, perché noi abbiamo un numero di educatrici inferiore alla richiesta. Vado per numeri, cioè ogni asilo ha una capienza di 50 bambini, Luigi, e il rapporto educatore-bambino è di 6-1, quindi tu capirai che per ogni asilo, se sono 50 ai bambini, quanti devono essere le educatrici. Ho seguito tutti gli asili, ho visto quanti bambini sono presenti, quanti sono le domande messe da parte e quante sarebbero necessarie da assumere per arrivare a capienza. Tieni presente anche che il bambino disabile ha diritto ad avere un educatore, quindi c'è un rapporto diverso. Abbiamo una grande novità, che è il decreto Madia, che sblocca le assunzioni nel campo della pubblica amministrazione, un decreto convertito proprio a luglio, che sembra arrivato a fagiolo per Taranto, che sblocca le assunzioni in campo educativo per il triennio, ed è un'opportunità che io ho sottoposto e ho mostrato al sindaco perché la voglio cogliere. Anche il comune di Taranto, alla pari di Milano e di Venezia, perché queste sono le prime città che hanno colto questa opportunità, dovrà dotarsi del piano straordinario Madia al fine di spalmare la funzione delle sue delle nuove assunzioni sul triennio. Non ci servono solo educatrici, ci serve il personale ausiliario e il rimpiazzo di molte educatrici che stanno andando in pensione, e noi non abbiamo, se non ci fosse stato questo decreto sblocca
assunzioni non avevamo la possibilità di fare un turnover. Io ritengo che gli asili comunali di Taranto siano il fiore all'occhiello. Io credo che il comune debba investire in questo campo, sono i futuri cittadini della nostra città. Io voglio che l'asilo resti pubblico, perché è nel pubblico che si deve dare la risposta alla domanda, perché fino adesso, devo dire, gli asili sono veramente al top, sia come personale, anche con queste criticità, che come, insomma, struttura.